100 anch'io. Amici ben ritrovati, salendo al castello da Contrada Sant'Urbano incontrate Piazzetta delle Consolazioni, un gioiellino della nostra città, la chiesa di Santa Maria delle Consolazioni. Centro anch'io. In origine, nell'alto medioevo, esisteva qui una piccola chiesa dedicata al santo patrono della città, chiamata San Faustino in Castro. Il suo nome, in Castro, significava in castello, cioè nei pressi del castello. Infatti si trova sul Colle Cidneo, non lontano dall'entrata del castello di Brescia. Fu consacrata dal vescovo Ramperto nell'843, nello stesso periodo in cui veniva edificata San Faustino Maggiore. La chiesa fu parzialmente demolita durante il 400 per far posto alle nuove mura difensive del castello e fu ricostruita in stile rinascimentale. Della chiesa originale rimangono l'abside e il campanile. Il suo nome attuale deriva da quello della confraternita che la gestisce, cioè la Confraternita delle Consolazioni, composta da cittadini fedeli al culto della Madonna. Per volontà di Angelo Canossi, nel 1921 venne fusa e montata la campana della memoria, destinata a suonare al tramonto per ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale, idea che fu lodata anche da Gabriele D'Annunzio. Bene, il proverbio di oggi ha un suo valore anche nella lingua italiana. Attenti bene, liga mia so il co prima de spacal. A tra pochissimo! Centro anch'io. Siamo pronti per la nostra passeggiata. Ripetiamo il proverbio, liga mia so il co prima de spacal. Ma qui non c'è nessuno, dobbiamo scendere ovviamente. Marta e Claudio a spasso. Benissimo, molto simpatici, lei mantovana, però ormai da tanti anni a Brescia. Senta, liga mia so il co prima de spacale, anche in italiano, insomma. Ma sì, ma non ti preoccupare, prima che la disgrazia sia avvenuta, vivi sereno e quando sarà il momento affronterai il problema e lo risolverai. Sono d'accordo, praticamente vuol dire di non angosciarci troppo e di vivere abbastanza serenamente, che ci preoccuperemo quando avremo il problema. Congratulazioni, siete una bella coppia, preparata e molto simpatica, grazie. Perciò vuol dire di non legarti la testa prima che succeda la cosa, ecco, praticamente dovrebbe essere così. Da Valencia, Carolina e Mari, a fare Erasmus a Brescia. Quanto tempo state qui? Quanti giorni? Un mese. Un mese. Ah, in una famiglia, in un albergo? No, un piso. Appartamento. Appartamento. Poi magari ci date pure l'indirizzo, che se serve. Vabbè, interroghiamo Mari. Con permesso passo davanti. Eccomi qua. Sto qui, sto in ginocchio da te, come cantava Gianni Morandi, cantante italiano. Liga mia sul co prima de spacal. Proviamo a ripeterlo, Mari. Ligue mia solco prima da spacal. Mari, meglio di tanti bresciani. Lo ripeto? Hai capito bene, sei bravissima. Non legarti la testa prima che sia rotta. Sì, non fasciarti. Sì, appunto. Succede, no? Che dice, ligue mia solco prima da spacal. Sì, esatto, proprio bresciano. Allora, Antonino, ligue mia solco prima da spacal. Questo si dice anche a Napoli, non in dialetto bresciano. Ma questo però è assurda proprio. Non legarti la testa prima di, non fasciarti la testa prima di spaccarla. Si dice, che vuol dire questo? Facile, no? È logico. Logico di chi? Che non bisogna fasciarsi la testa prima di spaccarla. Questo l'ho capito. Lì che mio è il co primo di spaccarla, da che è una malattia, mette mio mentre il primo di una era di preciso. Non ti fa il coli che dopo la mia era. Lei non è proprio bresciano del centro, vero? Di Brescia no, mi fodero at. Don Paolo, parroco di Bagolino, sempre bello vestito, dinamico, in forma e giovane, sta facendo carriera ecclesiastica. Liga mia selco prima de spacal. Dai, che faccio? Non romperti la testa prima di incasinarti. Questo vale, anche vale, un po' come motto laico e cristiano. Non prendertela tanto, ecco. Te la prendi tu ogni tanto? No. Mai, mai, mai. Mai, mai. Qualche parrocchiano che... No, mai, mai. Non fasciarti la testa prima di cadere. Quante volte... Lei se l'è sentito dire questo? Sì, sì, sì. Una persona magari un po' apprensiva. Io no, sì, più da bambina magari.
Bene, Liga mia sul co prima de spacalle. Insomma, come abbiamo detto, si dice anche in italiano, cioè non fasciarti la testa prima di averla rotta. Questo motto è riservato a tutte le persone che sono prese da eccessiva premura o preoccupazione per qualcosa che poi magari non si rivela neppure così grave. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima.